Arriva l'impegno del governo ad attivare al più presto interventi a sostegno delle industrie in crisi nell'area tra Boiano e Venafro. Si attende ora l'accordo di programma. Per sopravvivere l'Alto Molise dovrebbe essere annesso alla vicina regione Abruzzo. Nella parte più montana del territorio non ci sono più condizioni di vivibilità. Tecnologia e innovazione al porto di Termoli. Entro il 2016 lo scalo dovrebbe dotarsi di un moderno sistema di videosorveglianza e controllo passeggeri. Attesa per il derby di Serie D tra il Campobasso di Vullo e il Termoli di Casu, la partita in programma alle 14:30 allo stadio Selvapiana. Buon pomeriggio gentili telespettatori. Il vice ministro Claudio De Vincenti ha assunto l'impegno ad attivare gli accordi di programma nazionali per risorse finanziarie ed interventi nella deindustrializzazione del distretto compreso tra Boiano e Venafro. Entro la fine di gennaio il Ministero dello Sviluppo Economico convocherà a Roma la Regione Molise per iniziare il percorso che porterà all'approvazione dell'accordo per l'area di crisi. L'iter istituzionale presentato alla Camera dei Deputati dai parlamentari Danilo Leva e Laura Venitelli è giunto oggi in conclusione. La soluzione di crisi economica e industriale nelle due province deve trovare le giuste risposte dal governo nazionale. La stipula dell'accordo di programma è sicuramente un primo importante passo. Il consigliere regionale Filippo Monaco guarda alle problematiche presenti nel territorio dell'Altissimo Molise e con rammarico esprime il concetto di una necessità, quello di accorparlo all'Abruzzo per sopravvivere. Il contributo. Il consigliere regionale Filippo Monaco, che è molisano del Basso Molise, prova amarezza e tristezza nell'apprendere la notizia della definitiva chiusura del reparto di ortopedia al Caracciolo di Agnone. Così, in modo adeguatamente sconfortante, afferma: la sanità cancellata, la viabilità interrotta, una popolazione che rischia l'isolamento e tutti che restano a guardare. Una fotografia triste di un Alto Molise meraviglioso solo in cartolina. Così si sta condannando un intero importantissimo territorio alla morte. Così si esprime entrando in merito alla vicenda del dottor Cerimele, unico ortopedico all'ospedale di Agnone, che garantiva un servizio sanitario importante con visite settimanali, interventi chirurgici, consulenza al pronto soccorso e al reparto di medicina, ecografie e tanto altro. Il medico dal 19 gennaio verrà spostato fra Venafro ed Isernia. Monaco si chiede: cosa ne sarà di tutti quegli anziani che già con enormi difficoltà si spostavano ad Agnone per curarsi? Alla popolazione ci si pensa o no? Le scelte devono essere ben studiate e non devono creare gravi disagi alla popolazione come sta accadendo nell'Alto Molise. Ed è prendendo spunto da questo episodio che, citando le tante troppe problematiche che mortificano ed uccidono un territorio intero, trova una sorta di chiusura. Se lo scopo, afferma con determinazione, è quello di isolare i comuni dell'Alto Molise annullando di fatto l'assistenza sanitaria, non curandosi di una viabilità tortuosa, rischiosa e fatta di buche e frane, chiudendo e non valorizzando i centri scolastici, sarò il primo a portare avanti una iniziativa di accorpamento dei comuni altomolisani alla vicina regione Abruzzo. All'età di 77 anni è venuto a mancare oggi Giuseppe Mogavero, ex consigliere e assessore regionale negli anni 80. Mogavero per lunghi anni aveva militato nel Partito Repubblicano. I funerali si svolgeranno domani a Campobasso. Nel pomeriggio odierno invece, sempre nella città capoluogo, l'estremo saluto a Francesco Narducci, esponente storico del Partito Comunista Italiano. Cambiamo argomento: la fusione tra Fiat e Chrysler produrrà nei prossimi mesi alcune importanti novità negli stabilimenti italiani, buoni investimenti e tante nuove assunzioni. Anche Termoli avrà qualche opportunità, probabilmente la notevole riduzione della cassa integrazione.
Nei prossimi tre mesi la Fiat, che il 12 ottobre 2014 ha ufficializzato l'operatività della fusione con la Chrysler diventando FCA, inserirà nello stabilimento di Melfi 1.500 nuovi lavoratori, grazie all'andamento decisamente positivo registrato per i nuovi modelli della 500X e della Jeep Renegade. Si saturerà totalmente la potenzialità produttiva dello stabilimento. Oltre ai nuovi assunti ci saranno alcuni spostamenti temporanei, 350 persone dagli stabilimenti di Cassino e di Pomigliano d'Arco. Detto questo, ci si chiede quali riflessi sui dipendenti dello stabilimento di Termoli, che a Melfi fornisce il motore di 16 valvole e alcuni tipi di cambio C510. Secondo il segretario regionale della FIM CISL Riccardo Mascolo, si è sulla strada giusta, si aspetta il decollo e Termoli si prepara a rispondere alle richieste delle carrozzerie per i nuovi modelli. Crede che non ci saranno però nuove assunzioni, anche se accadrà un fatto positivo ed importante, si ridurrà notevolmente la cassa integrazione, se non azzerarla del tutto, un fatto sicuramente positivo. Siamo alla cronaca, due pregiudicati rumeni sono stati sorpresi dai carabinieri a sottrarre profumi in un'attività del centro commerciale Monforte a Campobasso del valore di circa 300 euro. Proposta alle autorità del Palazzo di Giustizia di Viale Elena, l'emissione del foglio di via obbligatorio dal Molise per i due giovani residenti a Foggia. Il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale sulle donne è previsto nel decreto legge dell'agosto 2013. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha costituito una speciale task force tra i ministeri interessati, le autonomie del territorio nazionale e il mondo dell'associazionismo. Tecnologia e innovazione al porto di Termoli. La struttura sul mare entro il prossimo anno sarà dotata di un sistema di controllo e videosorveglianza. Entro il prossimo anno lo scalo portuale di Termoli dovrebbe dotarsi di un nuovo innovativo sistema di videosorveglianza e gestione integrata del porto. Nel progetto in cantiere ci sono a disposizione circa 250.000 euro provenienti dalle risorse della Comunità Europea, FEP. Nel bacino del Medio Adriatico, Termoli sarebbe il primo ad adottare un sistema informatico di videosorveglianza e un sistema telematico per la logistica, un servizio in grado di porre il Molise in una posizione strategica rispetto alle altre strutture portuali delle realtà limitrofe. Il porto sarà dotato di un software e un hardware per il controllo di merci e passeggeri, oltre che della vera e propria sorveglianza, soprattutto nelle ore della notte. Sistemi di alta tecnologia e dal costo moderatamente contenuto, in grado di migliorare e innalzare sensibilmente la qualità dello scalo nella città turistica del Basso Molise. Dalla conferenza di servizi sono emerse indicazioni tecniche soddisfacenti. Amministratori locali, Capitaneria di Porto e vertici della Camera di Commercio del Capoluogo sono cautamente soddisfatti per il lavoro sin qui svolto. Il partito di Forza Italia interviene oggi sul trasferimento dell'Ateneo di Isernia alla vicina sede di Pesche. Il coordinamento provinciale si augura che in extremis comune, provincia e regione sappiano aprire un tavolo di confronto con l'università per scongiurare la chiusura di scienze politiche nella struttura di via Mazzini di proprietà della diocesi. Il dialogo tra le istituzioni, proseguono gli azzurri, sia in grado di tutelare la sostenibilità dell'offerta didattica e il diritto allo studio degli studenti. E l'Università del Molise presenterà domattina nella sede di Termoli i due nuovi master di primo livello che riguardano il turismo enogastronomico e il turismo congressuale legato a meeting ed eventi. Due master che vanno a potenziare l'offerta formativa rivolta al settore turistico e dei beni culturali già presenti nella città sull'Adriatico. Il governatore Paolo Frattura replica ad alcuni servizi giornalistici che si sono espressi sulle motivazioni della sentenza che ha riguardato l'ex direttore generale della Protezione Civile, Giuseppe Giarrusso. Seguiamo questo contributo.
La deposizione delle motivazioni da parte del giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso relative alla sentenza emessa in settembre sulla rimozione da direttore dell'Agenzia regionale della Protezione Civile, l'architetto Giuseppe Giarrusso, ha prodotto tutta una serie di servizi giornalistici dove si sono in vari modi richiamati i termini della vicenda e le valutazioni a base della sentenza. Ora il presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura interviene nel tutto e attraverso un suo comunicato stampa bacchetta chi, a suo dire, ha fornito ai cittadini molisani una informazione non giusta né rigorosa, perché avrebbero trattato la notizia dimenticando volutamente di sottolineare alcuni aspetti rilevanti e sicuramente da dover divulgare. Su questo forse qualche ragione ce l'ha. Tralasciare di dire che il giudice ha respinto la richiesta di reintegro di Giarrusso nel ruolo ricoperto prima della rimozione ed anche il risarcimento dei danni morali è di certo non comunicare cose importanti. Noi nei nostri servizi abbiamo scelto di fornire una notizia decisamente più completa perché abbiamo voluto sottolineare quello che è stato deciso nell'interezza dal giudice del lavoro Laura Scarlatelli e sicuramente abbiamo ribadito la parte che il presidente Frattura ritiene centrale della notizia. Naturalmente però siamo convinti che la lettura delle motivazioni, come sempre succede, ha permesso di comprendere meglio le decisioni assunte in sentenza, procurando un'analisi di sicuro più argomentata, dando modo ai commentatori di attivare e mettere in chiaro anche il proprio pensiero in merito. Siamo sempre più convinti che il ruolo di informare è delicato e complesso. Bisogna operare con la massima attenzione, fornendo con chiarezza ai lettori e ai telespettatori le notizie confezionandole con la massima correttezza, però neanche riportare fedelmente le opinioni espresse nei comunicati stampa è giusto e rigoroso. Sarebbe come dire che facciamo il copia e incolla, senza chiederci niente, senza avere un'opinione, senza poter dire questo mi sembra giusto, questo no. In fondo, siamo cittadini anche noi, andiamo a votare, paghiamo le tasse, qualche opinione ci è data di averne. Alla fine sono i lettori o i telespettatori a dirci se facciamo bene il nostro lavoro o sbagliamo del tutto, un po' come dovrebbe essere con i politici che hanno le elezioni come metro di giudizio. Insomma, dialogare bene, minacciare sanzioni è sicuramente un fatto per tutti negativo. E anche il consigliere delegato alla Protezione Civile Salvatore Ciocca interviene sulle motivazioni della sentenza che riguarda l'ex direttore Giarrusso. Lo fa replicando al senatore Di Giacomo che aveva pronunciato tra l'altro un suo personale e adesso chi paga? Ciocca ricorda che Giarrusso non è stato reintegrato nel ruolo assunto nel 2012, né gli è stato assegnato alcun risarcimento del danno e ancora afferma la differenza stipendiale da rispondere eventualmente non è stata nemmeno quantificata. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo nel vicino Abruzzo. Nei prossimi giorni il Consiglio Comunale di Schiavi sarà chiamato a discutere la possibile accoglienza di profughi fuggiti dall'Africa. La situazione è in evoluzione, sono ancora molti i punti da chiarire. Un ex albergo in disuso alle porte di Schiavi d'Abruzzo dovrebbe accogliere prossimamente circa 70 profughi provenienti da alcuni paesi africani. La gestione e l'accoglienza sarebbero a carico di una cooperativa privata. Sulla vicenda il primo cittadino Luciano Piluso tiene a precisare alle minoranze consiliari la non competenza dell'amministrazione e ad oggi l'assoluta mancanza di comunicazioni ufficiali dalle istituzioni della regione Abruzzo. Noi come comune non abbiamo a tutt'oggi nessuna comunicazione da parte prefettura o altri enti predisposti al controllo degli immigrati e quindi siamo soltanto a conoscenza per voci di paese che dicono che una struttura sarà data in affitto a una cooperativa per l'utilizzo e per favorire per la permanenza di immigrati qui nel comune di Schiavi d'Abruzzo. Per quanto ci riguarda come comune non abbiamo, come abbiamo sempre comunicato alla prefettura, che non abbiamo locali di proprietà del comune da dare in concessione oppure in utilizzo per ospitare gli immigrati.
Per quanto riguarda noi come comune, come dicevo, non abbiamo comunicazioni, anche perché trattasi di una struttura privata, di un albergo in disuso, che vuole essere dato in locazione a una cooperativa. Quindi non c'è volontà né di negare e né di dare, perché non rientrano nelle competenze comunali questo tipo di attività, perché il privato può dare in affitto senza chiedere il parere e il consenso dell'amministrazione comunale. L'intenzione mia è questa, di convocare, da quello che si dice, appena che siamo a conoscenza, la cooperativa che vuole prendere in locazione questa struttura, e di invitarlo in consiglio comunale per vedere effettivamente, per accertare quali sono le possibilità che i profughi vengono ospitati in questo locale. E quindi ci dovranno dare delle spiegazioni qual è l'iter burocratico e nello stesso senso in quale tipo di situazione viene posta la struttura, e quindi quale tipo di responsabilità di organizzazione deve avere il comune per questo tipo di attività. Quindi inviterò nel prossimo, proprio a giorni, il responsabile della cooperativa a partecipare a un consiglio comunale per darci spiegazione sia a noi che alla popolazione. Continua la discesa dei prezzi del carburante, la benzina è scesa di oltre il 16% negli ultimi 6 mesi, per la prima volta sotto la soglia di 1,5 euro al litro dal febbraio del 2011. Cali sono registrati anche per il diesel e il GPL, quest'ultimo in Molise sotto i 70 centesimi al litro. Dopo gli interventi in via Kennedy, da oggi fino a dopodomani la potatura degli alberi nella città di Isernia è in corso lungo via Giovanni XXIII. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i divieti di sosta nei tratti di strada interessati dagli interventi sul verde pubblico. I complessi aspetti della coagulazione del sangue e le malattie derivanti dalle trombosi sono questi gli argomenti medici discussi in mattinata nel convegno al Parco Tecnologico dell'Istituto Neuromed a Pozzilli. E adesso vediamo assieme le previsioni del tempo. Giornata priva di nubi oggi sul Molise, dalla sera cielo stellato. Le temperature odierne sono comprese tra i 4 gradi di Isernia e la massima di 15 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, calmo l'Adriatico centrale. Domattina sulla regione è previsto l'arrivo di formazioni nuvolose. I valori climatici sono attesi stazionari o in leggero aumento. I venti ruoteranno di direzione variabile. Tra pochi minuti in campo allo stadio Selvapiana, Campobasso e Termoli, partita di recupero dell'ultimo turno di andata del campionato di Serie D non giocata a causa neve. Fischio d'inizio alle 14:30, la direzione di gara è affidata a Simone D'Angelo di Ascoli Piceno. Vediamo assieme l'attuale classifica nel girone F, la posizione delle due formazioni molisane. In testa sempre la Maceratese a 42 punti, 38 il Fano, 37 la Civitanovese, un punto in meno per la San Benedettese, 31 il Matelica, 30 il Campobasso con una partita in meno, 26 la coppia Chieti, Jesina e anche il San Nicolò, quindi un terzetto, a 21 punti Giulianova, 20 punti a Amiternina e Fermana, 19 il Recanatese, 17 il Castelfidardo, 14 il Termoli, per gli Adriatici anche una partita in meno, 13 punti Vispesaro, 11 Celano, chiude Lagnone a 10 punti.
Il big match del campionato regionale di calcio a 5 Serie C se lo è aggiudicato nettamente la Sciamina dal cospetto del Bonefro. L'incontro al campo Sturzo di Campobasso ha visto il pubblico delle grandi occasioni. Sentiamo il parere del giocatore di casa, Andrea Cioccia. Siamo con il laterale della Sciamina de Cioccia al termine di una prestazione davvero magnifica, sontuosa dei tuoi. 6-2 il finale nei confronti di un Bonefro che è venuto qui magari con qualche speranza in più. Adesso vediamo anche l'esultanza della tua squadra, un gavettone che ci può stare, farei un'intervista anche così. Un'esultanza davvero bellissima quella vostra nel finale, una partita sontuosa, doppietta per te. Che emozioni hai vissuto prima e dopo la gara? No, all'inizio c'era molta tensione considerando che siamo arrivati a questo scontro diretto a pari punti. L'abbiamo preparata bene durante tutte le vacanze. Il mister prima della partita ci ha detto semplicemente di stare tranquilli e di fare il nostro gioco. L'inizio è stato un po' sofferto più che altro psicologicamente, perché comunque ci siamo trovati davanti giocatori che hanno molta più esperienza di noi, però ci siamo resi conto che le nostre potenzialità andavano messe in campo e alla fine il risultato ci ha dato ragione. Capolavoro tattico del tuo tour di allenatori, parliamo di ovviamente di Pizzuto e di Palombo, davvero hanno una prestazione magnifica, hanno saputo giostrare una squadra davvero giovane, la vostra. Adesso siete primi in classifica, sei d'accordo? Sì, no, abbiamo due mister fantastici che ogni volta ci prepariamo in modo diverso alle partite in base all'avversario, ma cercando sempre il bel gioco oltre al risultato. Aspettavi un Bonefro più combattivo? No, sicuramente se la sono giocata alla grande, forse siamo entrati più cattivi in campo di loro, perché riguardo le doti tecniche hanno giocatori secondi a nessuno. Siete tornati prima in classifica, adesso speri ovviamente in una vittoria del campionato, diciamolo dai, lo possiamo sperare. Ah, boh, è naturale, perché comunque ci sono io come altri ragazzi giovani che non siamo mai stati a questi livelli, quindi speriamo di poter raggiungere questo traguardo a fine del campionato. Un applauso anche al tuo compagno di squadra di Lena, perché ovviamente noi conosciamo anche Bomber Caruso ci ha abituato a questi gol, ma di Lena ovviamente con quella rete sciocca un po' il palazzetto dello Sturzo. Sicuramente, Di Lena è un ragazzo che si impegna sempre, è la mascotte dello spogliatoio, anche in Under 21 dà sempre una grossa mano. Chi dà di questa vittoria è un tuo obiettivo personale per il futuro? No, sicuramente alla mia famiglia, e spero di vincere appunto il campionato con la Sciaminad. Ci avviamo in chiusura di telegiornale. Nella seconda prova del Grand Prix Sprint di nuoto a Venafro arrivano risultati positivi per la categoria esordienti della società H2O. Nei 100 metri dorso medaglia di bronzo per Alessandro Iovine, che completa la distanza in 1 minuto e 13 secondi. Dominio sempre dell'H2O nei 100 rana con Vittorio Speranza, che sale sul gradino più alto del podio fermando il cronometro a 1 minuto e 20. E Alessandro Paolo Antonio che chiude in seconda posizione con il tempo di 1 minuto e 23 secondi. Bene, era questa nostra ultima informazione, grazie per la visione e l'ascolto, a risentirci alle edizioni serali.